Siamo con l'assessore all'ambiente del comune di Sant'Ostefano Quisquina, Alberto Madonia. Assessore, buonasera. Buonasera. Sant'Ostefano Quisquina si pone nel territorio come un comune all'avanguardia per quanto riguarda la tematica di rispetto dell'ambiente. Quali sono i traguardi raggiunti? Sì, ci vantiamo di aver raggiunto tanti traguardi in questo settore. Sicuramente siamo un comune che in questo senso è stato virtuoso per tanti temi, non soltanto quelli della raccolta differenziata, abbiamo una buona percentuale, sappiamo che possiamo fare di più, ma soprattutto per il messaggio che stiamo cercando di dare, soprattutto alla popolazione, in particolare alle nuove generazioni. Un messaggio che deve essere quello del rispetto dell'ambiente a 360 gradi. Per l'ambiente per noi non significa soltanto rifiuti, ma significano tante altre cose, rispettare i nostri luoghi, evitare di buttare i rifiuti nelle strade, e di questo ce ne vantiamo. Se fate un giro qua nel nostro paese trovate pochissime cose. Chiamo come riferimento quando noi facciamo un'iniziativa che facciamo ogni anno, Puliamo il Mondo. Negli ultimi anni abbiamo trovato pochi rifiuti nel nostro territorio e probabilmente i ragazzi che sono coinvolti ci dicono e cosa togliamo. Penso che questo possa essere ci possa fare capire quello così com'è il nostro territorio e il nostro paese, per un poco avere la cifra della situazione a Santo Stefano. Ovviamente si può fare di più, si deve fare di più, e con la sensibilizzazione e con tante altre iniziative che stiamo promuovendo e che abbiamo intenzione di promuovere anche nei prossimi mesi. Quindi è importante l'educazione ambientale rivolta alle scuole, alle nuove generazioni. Sì, l'educazione ambientale è no, importante, importantissima, e noi ci abbiamo puntato fin dal primo giorno della nostra amministrazione. Abbiamo fatto degli incontri con le scuole, sì, classe per classe, girando classe per classe, dicendo come differenziare i rifiuti, come ridurre i rifiuti, perché la sfida del domani non è soltanto differenziare. Sappiamo che già siamo a un buon livello di differenziazione, ora dobbiamo andare oltre, dobbiamo iniziare a ridurre questi rifiuti. Abbiamo intrapreso tante iniziative come quella della Plastic Free, ci stiamo muovendo proprio in questi giorni, ne stiamo parlando con l'assessore alla pubblica istruzione, di concerto con me che sono assessore all'ambiente, per avere una mensa Plastic Free. Dobbiamo vedere come fare, non è un lavoro semplice ovviamente, ci dobbiamo provare e ci dobbiamo riuscire. Stiamo spronando le attività commerciali ad essere delle attività Plastic Free, siamo stati uno dei primi comuni a promuovere questa iniziativa e la vogliamo portare avanti con grande determinazione. I nostri cittadini dobbiamo dire che ci seguono in questo e noi dobbiamo dare la spinta che è quella che ci serve in questo momento. Ogni anno facciamo la festa dell'albero, quindi i nostri ragazzi sono spronati a piantare un albero. In questi giorni è una iniziativa che stanno seguendo tanti paesi, ma noi la facciamo ormai da anni. Proprio nei prossimi giorni, probabilmente venerdì, faremo una delibera di giunta dove dichiareremo l'emergenza ambientale, quindi aderiremo a questo programma di questi giorni. Quindi venerdì proporrò ai miei colleghi, quindi alla Giunta, una delibera per dichiarare un'emergenza ambientale climatica che Greta ci sta in questi giorni, ci sta dando proprio una scossa, e noi la sentiamo tutta questa scossa, la vogliamo far tramandare anche alla nostra popolazione, ai nostri giovani che, ripeto, comunque sono già sensibili su questo tema. Mi capita al bar che è bello quando vedo i miei coetanei che magari dicono no, dammi il cocktail senza cannuccia perché c'è la plastica. Probabilmente queste cose non capitano soltanto al nord o comunque in altri paesi che sono più avanti di noi, ma anche a Santo Stefano ho visto dei giovani che fanno queste scelte e mi riempie di orgoglio. Probabilmente non è merito nostro, ma è merito della popolazione stessa che sta promuovendo, che sta capendo l'importanza di questo, di ridurre la plastica, che poi è il male per eccellenza in queste situazioni. Siamo sulla strada giusta, secondo me. Poi avete raggiunto grandi traguardi per quanto riguarda la raccolta differenziata. Che percentuale ha qui a Santo Stefano? Per quanto riguarda la percentuale siamo superiori al 65%, ma non ci vogliamo fermare, sappiamo che siamo nelle condizioni di poter fare di più e dobbiamo fare di più. L'obiettivo per quest'anno, 2019, è il 70%, penso che lo centreremo anche per avere delle agevolazioni a livello regionale, ma non è solo questo che ci interessa, ovviamente ci interessa che i nostri cittadini siano ben educati a differenziare.
Anche qui spesso ci facciamo un giro di perlustrazione dei sacchetti, abbiamo introdotto per l'indifferenziato i sacchetti trasparenti, una scelta coraggiosa, criticata, che però sta dando i frutti, e l'indifferenziato non ci va a qualsiasi cosa, ci va soltanto quello che non può essere differenziato. E quindi questa sfida l'abbiamo voluta giocare con grande impegno, e devo dire che ad oggi sta dando i risultati, perché noi possiamo vedere effettivamente cosa c'è nel sacchetto. Se è indifferenziato, ovviamente non ci va l'umido, non ci va il vetro, non ci va la plastica, non ci va la carta. Ricordo che i primi giorni la popolazione non ha preso bene questa situazione, però oggi stiamo raccogliendo i frutti, e questo è quello che importa. Abbiamo altre sfide, abbiamo la compostiera di comunità nel nostro paese, siamo stati uno dei primi, il secondo comune in Sicilia ad avere una compostiera di comunità. Ovviamente la macchina è in sperimentazione, ogni tanto dà qualche problemino ai cittadini, però non significa niente, perché è importante sperimentare, vogliamo proseguire su questa strada. Stiamo partecipando ai bandi regionali, abbiamo adottato in consiglio comunale i regolamenti sulle compostiere di comunità, proprio per poter partecipare ai bandi regionali che ci finanzieranno le compostiere di comunità. I rifiuti oggi è un tema scottante, un tema complicato, facile a parlarsi, molto più difficile a gestire. E noi con grande impegno stiamo cercando di mettercela tutta, perché come vedete ormai i comuni soffrono queste situazioni. Pensiamo ai comuni anche vicini, molti giorni restano con i rifiuti sotto casa. Noi ci vantiamo che non ci sono a Santo Stefano queste situazioni, però dietro c'è uno sforzo immane che ovviamente richiede anche della programmazione. Probabilmente non è visibile, ma è una sfida che va giocata. E poi c'è anche l'importante traguardo dell'acqua gestita in house. Sì, noi ci vantiamo di avere un territorio straordinario, perché non abbiamo soltanto un ambiente dove ci sono dei bei paesaggi, ma c'è l'acqua, ci sono i boschi, c'è la bell'aria, e noi vogliamo tutelare tutto questo. Primo fra tutti vogliamo tutelare il bene comune per eccellenza, che per noi è l'acqua. L'acqua ovviamente non può essere affidata ad una società privata, non si può commerciare, non si può fare denaro con l'acqua. Su questo siamo fermamente convinti, e pensiamo di avere requisiti per gestire in house l'acqua. È proprio di queste ore che sarà deliberato da parte dell'ATI la gestione delle modalità di gestione dell'acqua. Noi pensiamo di avere i requisiti per gestire a livello comunale l'acqua, perché pensiamo che la nostra acqua sia un'acqua che sia qualificata, in quanto sia un'acqua che abbia i pregi per poter, che è uno dei requisiti che sono previsti. Noi facciamo parte di una riserva naturalistica, e quindi la nostra acqua sgorga da questa riserva, e tra l'altro gestiamo il servizio in maniera efficiente ed economica, e quindi sicuramente pensiamo di essere uno dei comuni che ha i requisiti per poter gestire l'acqua a livello comunale. Quindi sono le sfide di questo tempo. L'ambiente oggi è un grande contenitore, che però ci è una sfida che va giocata, perché è un settore per noi strategico, non ne possiamo fare a meno, anche a costo di fare delle rinunce, delle rinunce importanti, quali potrebbero essere quelle di scelte che le scelte forti ci potrebbero far fare, ma pensiamo che soprattutto le nuove generazioni meritano tutto questo, e non possiamo deluderli. Io mi auguro che la mia comunità continui per questa strada, perché penso che sia nella strada giusta. Ovviamente abbiamo tante altre cose da fare, e dobbiamo continuare a marciare uniti, perché possiamo prenderci tante soddisfazioni. È una terra che, per come la vedo io, ma penso che sia così, ha tante potenzialità, e allora sfruttiamole non soltanto come amministrazione, ma anche come cittadini. Impegniamoci ancora di più, il campanilismo, gli scontri che possiamo avere come comunità sicuramente non servono a niente. Marciamo uniti, perché la nostra terra merita. È una terra che ha tradizione, che ha naturalisticamente è meravigliosa, una terra di artisti, una terra di santi. Penso che non ci manchi nulla, e quindi sfruttiamole tutte queste potenzialità. Grazie. Grazie a voi.